Premesso che la direzione didattica col consiglio di circolo ha una totale autonomia per quanto riguarda criteri, principi e gestione delle scuole, poiché la direzione didattica con il consiglio di circolo ha deciso che tra i criteri di esclusione dei bambini che devono essere messi in lista d'attesa c'è la cittadinanza italiana, di fatto Borgomanero sono rimasti esclusi un certo numero di bambini stranieri che sono in lista d'attesa e quindi non possono in teoria accedere alla scuola materna. Il Comune però vuole comunque risolvere questo problema e si è attivato chiedendo alla Regione di poter, a partire dal mese di settembre, avere una sezione in più di scuola materna a Borgomanero. Questo comporterà ovviamente dei costi perché la nuova sezione potrà essere realizzata presso la scuola di Via Dante e quindi significa adeguare gli ambienti così da poter realizzare una scuola materna. Ma noi ci siamo attivati già dal 28 di maggio, quindi non appena abbiamo ricevuto la richiesta della direttrice che segnalava il problema, immediatamente ci siamo attivati e vorrei ricordare che noi siamo stati eletti il 20 e il 21, quindi il 28 abbiamo già fatto una giunta ad hoc per questo argomento con allegata planimetria e quant'altro. Noi ci auguriamo che proprio grazie anche all'intervento della Regione che teniamo molto a che autorizzi questa nuova sezione, ci sarà comunque posto per tutti i bambini di Borgomanero. Noi quando abbiamo ricevuto le lamentele dei genitori dei bambini stranieri abbiamo immediatamente convocato i rappresentanti del Consiglio di Circolo, quindi il Presidente, architetto Fausto Guidetti, che era stato anche assessore comunale con l'amministrazione Pastore, la dottoressa Valsesia, che è il direttore didattico, che è stato consigliere comunale con l'amministrazione Pastore, ed ha partecipato anche Erbetta Maria Teresa, che è stata consigliere comunale dell'amministrazione Pastore. Quindi tre persone che dovrebbero essere molto attente ai problemi anche di valenza sociale della città. Con loro, in questa riunione, ho cercato di condividere l'ipotesi di cambiare i criteri, di modificarne l'ordine, però loro sono totalmente autonomi nelle loro decisioni.